Non ho diritto. No. Questa bella cartina. Ali, oggi tutte le mie ame Potterhead saranno veramente felici di questo video perché andiamo a provare una collezione make-up tutta ispirata ad Harry Potter. Non è la prima volta che lo dico. Io metto le mani avanti, sto in fissa con un sacco di cose, ma veramente tante, lo sapete, Sailor Moon, i Pokémon, anime, manga, Hello Kitty e la Sanrio in generale, cioè veramente ne ho a bizzeffe di cose con cui sto in fissa. Harry Potter non è tra questi. Questo non vuol dire però che non mi piace, anche perché il mio ragazzo è un super Potterhead, fan di Harry Potter, mi ha fatto vedere i film 100.000 volte, almeno una volta, se non due l'anno ci doveva fare il rewatch di tutti i film e molto spesso li mette anche la sera per addormentarsi, quindi li so a memoria. Però ecco, volevo mettere le mani avanti. Però comunque mi piace e amo il make-up, quindi ho pensato di farvi felici provando la collezione che hanno fatto in collaborazione con SheGlam, ossia il brand make-up di Shein. Tutta questa box io l'ho pagata veramente, veramente pochissimo. SheGlam è un brand come Shein, low cost, ma questa è proprio una collaborazione ufficiale, quindi avere questi prezzi per una collab ufficiale devo dire che è veramente conveniente. La box che contiene tutta la magia è questa, c'è scritto sopra "Hai visto questo mago?" e praticamente è uno specchio, quindi ci si specchia e è tipo una sorta di fotosegnaletica questo packaging. Io sono rimasta sconcertata dalla precisione, dalla bellezza di questi trucchi, raga. Cioè, sono così pieni di dettagli. Ultimamente SheGlam sta facendo veramente tante collaborazioni interessanti e mi chiedete spesso di provarle, quindi direi che abbiamo ufficialmente inaugurato la serie dove le proviamo con questa qui. Ditemi nei commenti se ce n'è già qualcuna che volete che io provi, oppure mandatemi le prossime collezioni che usciranno se volete un video al riguardo. Prima di tutto abbiamo una bellissima lettera da parte di Hogwarts. Qui c'è, ma la meraviglia è stupenda! Dettagli pazzeschi. È anche ottima la qualità di tutto quanto a livello di packaging. Questa qui è la letterina. E diciamo che c'è una breve descrizione di tutti i prodotti che ci sono all'interno della collezione. Questo perché si possono acquistare anche singolarmente, ma io ho preso proprio tutto, 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 tutto. Non mi sono fatta mancare niente. La scatola è divisa in due. C'è questo primo che vedete, e poi tirando le levette è molto pesante, quindi è complicato. Abbiamo altri trucchi e un pennello. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa c'è in questa collezione, perché è veramente ricca. Abbiamo una lip mask che credo proprio sia a forma di calderone, un rossetto in stick glitterato, questa meraviglia con cui si può anche vedere a che casa si appartiene, che all'interno c'è, ma guardate la bellezza, contiene ben 4 palette, una ovviamente ispirata a ciascuna delle case di Harry Potter. Abbiamo Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Abbiamo anche un pennello a forma di bacchetta. Pesa pure un botto. Ed è un mix tra un pennello d'applicazione e uno da sfumatura. Ma che figo. All'interno di quest'altra box abbiamo delle pozioni che non sono altro che 4 gloss. Direi di partire ovviamente dalla lip mask che andremo a tenere sulle labbra fino al momento del trucco labbra. E io sono molto felice di aprirla perché questa, se non ricordo male, appunto, è a forma di calderone. Che chiaro! È piccolissimo ma super dettagliato. C'è scritto Harry Potter e non so se si vede, ma è tipo viola sul fondo e nero nella parte alta. Si svita. Un profumo strano. Non è né buono né cattivo. Forse sa di menta. Sì, potrebbe sapere di menta. Ed è tipo trasparente violaceo. Sembra proprio una pozione. All'interno del pack abbiamo anche una spatola. Raga, è fatto tutto benissimo. Sembrano quasi dei trucchi giocattolo con cui vado a prelevare la maschera labbra. Questa ovviamente sarebbe meglio mettere magari la mattina appena svegli o la sera prima di andare a dormire. Comodissima la spatola fatta così piatta. Però noi intanto la mettiamo. Ma cosa fa questa mask? Dà anche un po' di colore alle labbra o sbaglio? Come per il video di Makeup by Mario, sto girando con l'iPhone. Ciò vuol dire colori iperrealistici, raga. Anche perché oggi ho luce naturale e un piccolo faretto. Ma vuol dire anche niente zoom. Ancora poca, poca, poca pazienza in più e torniamo in ufficio. Non vi preoccupate. Comunque, sì, sa di menta dolce. È buono. Se vi piace la menta dolce, è buono. Non riesco a capire se colora leggermente, leggermente le labbra. No, c'è scritto semplicemente che ha un leggero colore lavanda. Ma sulle labbra poi diventa
diventa trasparente, effettivamente è vero, e che all'interno ha olio di semi super idratanti che vanno a nutrire le labbra. Effettivamente le labbra le sento morbidissime, ma vediamo a fine make-up. Occhi, io sono tasso rosso, of course, ma faremo scegliere al cappello con che palette ci andremo a truccare oggi. Prima le tiro fuori e ve le faccio vedere tutte quante, ma mi raccomando, se le volete vedere tutte quante all'azione, dato che sono appunto 4, farò dei video singoli, verticali. Dunque seguitemi anche sugli altri social e qui su YouTube per non perdervi i video shorts. Trovate tutto quanto giù nell'info box. Non posso non provarle tutte almeno una volta. I packaging sono tipo in finta pelle e hanno un sacco di dettagli. Vi prego, fatelo di qualsiasi film, serie, perché io li voglio tutti. Comunque questa qui è la palette Grifondoro, questa la Corvo Nero, Serpe Verde, bellissima questa, forse è la mia preferita per ora, e mi è caduta, grazie al cielo è salva, meno male. E poi abbiamo la mia, ossia Tasso Rosso, che questi bei colori naturali caldi, una più bella dell'altra. A volte ho da ridire sui packaging, ma qui veramente immagino che Shein abbia un budget allucinante, sono riusciti a fare la cosa migliore che potessero fare, secondo me. È veramente una roba per collezionisti e appassionati di make-up allucinante. Ma poi sembrano proprio dei libricini, ma che cute! Bellissimi! Girerò la ruota e mi truccherò con la palette che coincide con il beccuccio qui del cappello. Giro fortissimo, vediamo un po' che esce fuori. Grifondoro, che classicone raga. Ecco qui la palette che vi ho fatto vedere prima, mi piacciono molto i colori perché sono belli autunnali, quindi ci sta anche come make up in spa autunnale. Il cappello sa, e come sempre prima vado a mettere un primer occhi. Io utilizzo sempre questo di Mulac, magari lascio il link anche di lui giù nell'info box perché è il mio preferito in assoluto. Beh, ovviamente partiamo con questo color burro che vado a mettere un po' su tutta la parte sopra dell'occhio. È letteralmente il colore della mia pelle adesso che sono abbronzata, quindi si vede poco o niente, però ha uniformato la palpebra. Notare anche le cialde pressate con il simbolo. No, vabbè, vi giuro. Senza parole. Io ho già provato qualche palette di She Glam. Alcune mi sono piaciute, altre un po' meno. Vediamo un po' com'è la qualità qui, perché ok, tutto bello da guardare, però effettivamente a noi importa che questi trucchi poi siano anche performanti. E non è detto che ma quanto è pigmentato! Raga, ho letteralmente solo toccato con il pennello l'occhio. Dicevo, perché queste palette, se performano, potrebbero essere top anche per chi non è appassionato di Harry Potter. Alla fine sono trucchi. Ok, non mi aspettavo tutto questo pigmento, vi dico la verità. Voglio fare un nello smokey eyes, quindi vado a mettere il marrone sia nella piega, ma anche nell'angolino interno ed esterno. Lascio la parte al centro libera per il colore metallizzato, che è questa sorta di oro beige stupenda. Inizio a sfumare anche sotto perché la base l'ho fatta. Sapete cosa? Questa volta, per attirare a voi tutte le positive vibes di settembre, dovrete scrivermi se siete fan di Harry Potter, se siete Grifondoro, Tasso Rosso, Serpe Verde o Corvo Nero. Se invece non avete mai visto Harry Potter e siete in consiglio solo perché vi sto a simpi, innanzitutto grazie, vi basterà essere iscritti al canale e mettere like. Per ora il primo ombretto è molto bello, questo marrone caldo che ha proprio una puntina, secondo me, di arancio terracotta all'interno. Salutate tutti quanti Bobby, grazie, mi deve venire il ciclo, e lui è venuto a darci un saluto iniziale, cioè ci ha avvertito, mi ha detto amo, tra un po' ti viene. Ora, mi dispiace quasi utilizzarlo, comunque vado a prendere questo ombretto più rossiccio, quello con la stampa sulla cialda per capirci, e vado a fare la stessa cosa, però mi concentro ancora di più proprio sulle parti che andranno vicino all'ombretto metallizzato. È un bel rosso questo, super autunnale, perché non ha un effetto proprio rosso fuoco bloom delle Winx, per capirci. È un pochino più naturale e quindi secondo me è strautilizzabile. Io ovviamente che faccio? Mi trucco di rosso e colori caldi, mi vesto fredda, ma non potevo saperlo raga, potevano uscirmi anche dei colori freddi. Poi se devo dirla tutta, penso si sia capito, sono anche in pigiama, perché questi giorni che c'è qui mia sorella che si è trasferita da me, se volete vedere qualche video life update li trovate sul mio canale, nell'ultimo spiego perché
in questo momento sto vivendo con mia sorella e non con il mio fidanzato. Praticamente facciamo le cose che dobbiamo fare durante il giorno, però stando insieme cerchiamo di passare tanto tempo insieme e passiamo dal fare le cose sul divano al farle sul letto. Pigiama 24 ore su 24. A parte che non mi trucco così da secoli, cioè veramente secoli. Forse l'ultima volta è stato Natale 2022, ma questo trucco mi dà troppe vibes autunnali. Io non vedo l'ora di decorare sia casa che l'ufficio. Ovviamente farò vedere tutto quanto poi quando lo farò. E già avevo voglia, ma dopo questo trucco ancora di più. Ok, la situazione è questa, niente male. Prendo il pennello bacchetta, aka il pennello più pesante del mondo, vi giuro pesa un botto, e vado a prendere Bravery. Ah, non vi ho letto i nomi degli ombretti, non so se sono collegati. No, hanno tutti aggettivi: Daring, Bravery, Determination, Courage. E lo vado a mettere qua al centro dell'occhio. Che dire, non ci siamo proprio. Però mi sembra un ombretto molto metallizzato, quindi non vorrei che sia uno di quelli che va un po' scaldato con le dita per essere applicato. Vediamo. Effettivamente con il dito sembra scrivere. Qui lo applico con le dita così vediamo la differenza. Beh, direi che c'è una bella differenza. Anche se... Niente di che. Mi piace che ci siano tipo delle particelle oro glitter. Però la formula poteva essere un po' più burrosina. Parliamo di un brand super low cost. Ripeto, pagato queste cose pochissimo. Potete prenderle singole a due spicci. Però se una cosa costa poco non vuol dire che debba essere poco pigmentata. Bene ma non benissimo. Peccato perché eravamo partiti proprio a bomba. Ero sicura che questo ombretto avrebbe reso il look ancora più bello. E invece sì, bello, però non sono soddisfatta. Ora cerco con un altro pennellino, perché non è che posso truccarmi tutta con le dita, anche perché avendo le unghie lunghe è un po' complicato. No, non scrive proprio col pennello, sporca giusto un po' di glitter. Niente, volevo metterlo qui sotto per richiamare un po' il glitterio, ma non ci si riesce proprio col pennellino, quindi lasciamo stare. Che peccato, e ha fatto anche un po' di fallout. Cosa che di solito non mi importa, perché io trucco prima gli occhi e poi la base. Ma dato che in questo video non c'era nulla che ci serviva per la base, l'ho fatta prima e mi tengo il fallout. Metto mascara, questo è di Mulac. Ciglia finte, sempre di She Glam. E andiamo avanti con il nostro trucco. No, io vorrei semplicemente farvi vedere la differenza che fanno queste ciglia sull'occhio. Qui occhio super aperto, un po' tipo doll, e qua occhio felino bellissimo. Io molto spesso prendo questo tipo di ciglia che vanno solo alla fine dell'occhio, sia da Shein ma anche su Amazon, e mi trovo benissimo. Provate, se non sapete mettere le ciglia finte, queste sono perfette per iniziare, perché non vanno fino all'angolino e quindi anche se si staccano un po' non fa differenza, si mettono insieme al mascara. Adoro, niente da fare, elevano proprio il look. Adesso in realtà non ci manca tantissimo, abbiamo due prodotti labbra da provare. I gloss, che sono questi qui, tra l'altro non so se sono... No, non sono ispirati alle case, sono ispirati a delle pozioni, delle vere pozioni del film, dei vari film di Harry Potter. Abbiamo Felix Felicis, Polyjuice Potion, Amorentia e Draft of the Living Dead. Io non so che cosa ho detto, ma mi perdonerete. Anche qua, raga, i packaging, ma che ve lo dico a fare? Guardate questi gloss, cioè sembrano veramente delle pozioni. Hanno qualcosa per chiudere le tende. No, bellissimi. Vediamo l'applicatore. Ma che è? È tipo in silicone. No, vabbè. Non ho mai avuto un gloss così, sconvolta. E abbiamo appunto questo trasparentino lilla, questo qui oro con i glitter, che secondo me potrebbe essere il nostro prescelto. Ne abbiamo uno verde e uno rossiccio, anche questo potrebbe star bene. Però all'interno anche un pochino di fucsia, quindi io onestamente andrei per questo. Tolta la maschera labbra, effettivamente le sento belle idratate. Questa per ora mi sembra proprio promossa. Vamos con il gloss! Ah! Vediamo un po'. L'applicatore! Sono innamorata dell'applicatore. Lucidissimo, veramente lucidissimo. I brillantini si vedono e manco poco. Cioè, wow. Dunque questo sarebbe il look con questa opzione labbra. Ma io, molto curiosa, nonostante ami così il look, è semplice. Sicuramente nella makeup collection ho tante cose che possono farmi ottenere questo risultato, se non meglio. Però per il prezzo, ripeto, se non avete tanto budget da investire nel makeup o se vi piace proprio tanto questa collezione, secondo me potete andare serenissimi, perché ci riuscite a fare delle belle full face. Ma io voglio provare anche il rossettino. Questo qui è un rossetto
glitteroso che dovrebbe avere una formula super idratante ed è ispirato un po' al mondo delle piante. Vediamolo un attimino. No, vabbè, il pack, stupendo. Quante volte ho detto bello, bellissimo, stupendo? Non ho parole. Troppo curiosa di provarlo. È proprio il rossetto verde con i glitter. Non la mia opzione preferita per questo trucco occhi, ma che fai, non lo provi? Il gloss è appiccicosino. Ora lo vado a togliere. In tutto ciò si sta avvicinando la golden hour, amici. Sto finendo di girare proprio appena in tempo. Ho un po'... Urlavo! È salvo! Ok, pronti? Vediamo un po'. Allora, mi sembra trasparente. Mi ho reso le labbra leggermente grigiastre. Vedete, rispetto al labbro superiore che non ho nulla. Un po' di verde me lo aspettavo, invece zero. È un rossetto trasparente con qualche glitterino che dà le labbra un po' effetto... Avete presente, tipo, se state troppo in acqua o se sentite freddo? No, beh, raga, questo è brutto. Cioè, questo è brutto. Non so come giustificarlo. Fa proprio effetto labbra un po' morte, freddo, glaciale. Questo è top se volete andare a fare un look di Halloween dove siete un po' zombie, perché è veramente, veramente brutto. Che peccato, non so se sono le mie labbra, ma dal vivo è ancora più brutto. Secondo me nemmeno si percepisce in videocamera. Sono rimasta proprio male. Cioè, avevo provato tante cose belle e concludiamo il look così, in questa maniera, veramente no, no, mi rifiuto. Ma poi sembra pure che si scurisce col passare dei minuti. Via, via, nome, cioè, guardate il fazzoletto, è grigio. No, 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 mi rifiuto. Andiamo a provare il gloss rosso e concludiamo così. Ti prego, fa che non sia un fail, perché voglio finirlo un po' carino questo video. Che bello, è tipo color labbra, un po' fragola. Che bello è. Con questo look continuo a preferire la versione oro con i glitter, ma questo, bellissimo. Questo me lo vedo proprio utilizzarlo. Guardate che carino. Colore naturale, ma dà proprio vita alle labbra, a differenza di... Siamo passati proprio da un opposto all'altro. C'è una cosa che fa effetto morta, l'altro che fa invece effetto super in salute. Mi piace. Oh mio Dio, raga, update. Non pensavo, perché quell'oro non era così. Ma è pizzicante. Cioè, questo gloss è super pizzicante. Fa tipo effetto filler. Se come me odiate le cose effetto filler perché vi pizzicano troppo sulle labbra, che ne dite a me? Voglio le vostre impressioni su questa collezione. Era proprio un video first impressions, quindi mi sono divertita a truccarmi con voi, a scoprire questi trucchi di Harry Potter. Cioè, con questa golden hour, il look occhi, bellissimo, veramente bellissimo. E sarà la luce, ma perdono un po' i glitterini. Alla fine potevano essere peggio. Dopo questo li perdoniamo. Grazie mille per aver visto questo video. Lasciatemi un commento appunto con la vostra casa. Spero si dica casa e non casata, perché in quel caso avrei fatto una gran figuraccia per tutto il video. Ma voi mi volete bene lo stesso, vero? Ci vediamo su Instagram e TikTok. Trovate tutti i link giù nell'info box. Ciao, ame!